scivolata sulle strade di Mestre contro la violenza gratuita. Due aggressioni in una settimana in una rissa da Far West al Lido. Trovata una sostanza tossica, il cadmio, nelle borse di plastica vendute da quattro commercianti cinesi a Mestre. Continua l'aumento degli studenti stranieri nel Veneto e domani inizia la nuova era delle scuole senza registri e pagelle. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Tre episodi di aggressione in pochi giorni a Mestre, Venezia e al Lido. Si tratta di violenze gratuite scatenate da futili motivi e da una buona dose di alcol. A Mestre domani sera si terrà una fiaccolata contro la violenza. Escalation di aggressioni e risse a Venezia e a Mestre. Domani sera, mercoledì, partirà dal Toniolo una fiaccolata organizzata dalla famiglia Sinopoli, colpita dal caso più grave accaduto negli ultimi giorni. Gabriele Sinopoli è ancora grave per il pestaggio che ha subito in Via Verdi da un branco, ma sta migliorando. Ieri intanto è toccato a Venezia, dove nei pressi di Campo San Giovanni e Paolo, nel Sestiere Castello, una coppia di fidanzati è stata aggredita all'uscita da una festa da alcune persone che hanno fatto perdere le loro tracce. L'uomo, di 41 anni, ha riportato lesioni al volto, guaribili in 20 giorni a causa dei pugni in faccia ricevuti. La donna, di 32 anni, non è stata malmenata. Non è escluso che l'uomo li possa riconoscere. Sul caso sta indagando il commissariato di San Marco. Riguardo il caso Sinopoli, di cui si sta occupando sempre la polizia, uno del branco, di 28 anni, ha chiesto scusa alla famiglia, raccontando di non aver cercato la rissa e che ha incontrato casualmente Sinopoli dopo che si era allontanato dal bar, dove poco prima il malcapitato aveva suonato il clacson per chiedere di passare, dato che gli avventori si erano tutti riversati sulla strada. Per la questura si tratta di un racconto concordato con il gruppo di aggressori, tra i quali forse il tasso alcolico in quel momento poteva essere molto alto. Tra i due episodi ne è stato registrato un altro al Lido sabato mattina alle 5 sul lungomare Marconi, davanti al chiosco Mojito. La polizia ha fatto progressi e sta identificando i protagonisti della rissa da Far West, in cui sono rimaste coinvolte almeno 15 persone. I litiganti si sono buttati addosso tavolini, sedie e si sono presi a bottigliata in testa, a calci e pugni. Continuano i sequestri di merce venduta senza i requisiti previsti dall'Unione Europea. Il maxi sequestro di pellame che è stato effettuato in questi giorni dalla Guardia di Finanza è servito per scoprire una nuova sostanza pericolosa, il cadmio, una sostanza soprattutto pericolosa perché fa insorgere delle malattie. Pensate, la Guardia di Finanza ha sequestrato 54.000 borse che messe in fila coprono una distanza di 13 km. C'era cadmio, una sostanza pericolosa che può far insorgere malattie in 14.000 articoli di pelletteria sequestrati dalle fiamme gialle in quattro negozi cinesi a Mestre. Agli esercizi commerciali gestiti dai cittadini del paese del Dragone, i finanzieri di Venezia ci sono arrivati seguendo alcuni venditori di nazionalità senegalese che si rifornivano in questi negozi. La Guardia di Finanza però non si è fermata, è risalita al fornitore principale, un altro cinese che gestisce il magazzino a Sesto Fiorentino, dove è scattato il sequestro di altre 40.000 borse, anche queste con il cadmio. Erano tutte fabbricate con materiale plastico e la sostanza incriminata viene usata per fornire caratteri di morbidezza simili alla pelle di origine organica. L'intervento si inserisce nell'operazione Estate Sicura, che è stata promossa dall'inizio dell'estate per colpire le vendite abusive e nocive alla salute. E ora la scuola, domani suonerà la campanella per un esercito di oltre 700.000 studenti nel Veneto e risponderanno all'appello oltre 6.500 studenti in più dello scorso anno. Aumentano gli studenti e diminuiscono le scuole. È la ricetta dello Spending Review con cui si apre l'anno scolastico 2012-2013 nel Veneto. 6.500 studenti in più rispetto al 2011. Non si ferma la crescita della popolazione scolastica nella nostra regione e ancora una volta sono i figli degli stranieri a fare la differenza. Le scuole invece sono calate attraverso gli accorpamenti decisi per istituti sottodimensionati e la cura dimagrante non è finita. Ce ne sono ancora 65
senza il numero ottimale, ossia 600 iscritti, e su alcune di loro forse l'anno prossimo calerà la scure di Monti. La dirigente scolastica regionale Gianna Marisa Miola ha spiegato che ci sono scuole piccole quasi impossibili da chiudere perché si trovano in zone poco collegate, in montagna o nelle isole. Intanto si sta imponendo sempre di più il fenomeno degli IIS, istituti di istruzione superiori, che ospitano tra le loro mura più indirizzi, licei ed istituti tecnici. Assieme agli studenti sono comunque aumentate le classi e gli insegnanti, anche se il rapporto tra studenti e docenti è ancora troppo basso rispetto alla media europea, ossia il 12% anziché il 14% della Germania o il 16% della Finlandia. È ancora da definire il numero dei bidelli, infine. Il Ministero non ha ancora comunicato quanti ne potranno essere utilizzati quest'anno, ma suonerà comunque la campanella. Questo sarà anche l'anno della rivoluzione digitale. Sarà abolita la carta, niente più registri e pagelle, ma soltanto comunicazioni via internet tra i genitori e la scuola. Quanto allo stato di salute della scuola veneta, le prove Invalsi hanno rivelato che la regione occupa il primo posto nella formazione di italiano nella scuola media e raggiunge l'eccellenza in matematica nel secondo anno delle scuole superiori. Dato che farà tremare i meno volonterosi, sono aumentate le bocciature e ben il 14% dei ragazzi non supera la prima volta il primo anno di scuola superiore. Questo è l'anno dell'informatizzazione in tutto il paese, ma nel Veneto in particolare sempre più scuole stanno buttando i libri cartacei. Registri e pagelle saranno pubblicati soltanto online in tutta Italia, ma l'informatizzazione della scuola veneta non si ferma qui. Nonostante i tempi difficili della crisi, a tutte le scuole di ogni ordine e grado è stato fornito un kit comprendente LIM, PC e videoproiettore focale ultracorta. Molte hanno adottato lavagne multimediali. In 384 classi sono stati aboliti i libri cartacei. C'è un intero istituto, tutto digitale, dove sui banchi ci sono i computers. Si trova a Piove di Sacco ed è una scuola media. Questo è l'anno dei registri elettronici. È una bella novità per le famiglie, cioè molti sono già abbastanza abituati. I bambini hanno una grande facilità ad accostare queste tecnologie. Forse saranno gestiti quasi più dai bambini che da parte delle famiglie, le loro pagelle vengono inviate ormai online, non ci saranno né registri né pagelle perché lentamente, non sarà domani mattina, tutta la parte cartacea dovrebbe essere eliminata. E questo consente un grossissimo risparmio di molti milioni di euro a livello del nostro paese. Non è da poco questa cosa che sembra banale, però siccome dobbiamo fare risparmio, dobbiamo spendere meglio i nostri fondi, è meglio formarli, formare di più i nostri docenti, dare qualche insegnante di più ai nostri allievi invece che spendere in carta, non le sembra? E alla vigilia della ripresa delle scuole non si placcano le polemiche sul venerdì nero delle Ferrovie dello Stato nel Veneto. La CGIL regionale chiede un intervento di Palazzo Balbi per l'avvio del servizio ferroviario metropolitano regionale, quindi una domanda ben esplicita al nostro assessore regionale alla mobilità Renato Chisso. Chiedono anche l'aumento della velocità dei treni e dei pendolari e l'integrazione dell'offerta di trasporto pubblico tra gomma e ferro, tutti servizi che dipendono proprio dalla Regione Veneto e che potrebbero aiutare le ferrovie italiane a migliorare l'efficienza e la gestione della società, che proprio venerdì scorso, secondo quanto ha denunciato la stessa CGIL, ha mostrato tutti i suoi limiti. E intanto Giampiero Antonini, sindacalista dell'USB, il sindacato di base della CTV oggi, ha replicato all'assessore provinciale ai trasporti Giacomo Grandolfo, che ha accusato ieri le organizzazioni sindacali di perseguire soltanto i legittimi diritti dei lavoratori senza pensare agli utenti. Grandolfo ha criticato duramente cioè la scelta di indire uno sciopero della CTV per domani, primo giorno di scuola, dalle 10 alle 13, anche lungo le tratte extraurbane. Lo sciopero è stato deciso contro i tagli e Grandolfo dice non ci sono stati tagli nella rete extraurbana, dunque perché pesare e creare disagi anche nell'extraurbano. Antonini oggi ha replicato che sono state limitate anche le corse che raggiungono Marcon, Martellago, Spinea, San Liberale e che pertanto lo sciopero contro i tagli riguarda anche la provincia.
E ora una storia di mala burocrazia. L'Enel ha addebitato 5.500 euro nella bolletta, diciamo, nel conto, diciamo, di una novantenne per errore di Mestre. E nonostante l'ammissione dell'errore avvenuta a quasi 2 mesi di distanza, la società che eroga l'energia elettrica non ha ancora rimborsato l'anziana. E anzi, l'azienda continua a metterle in conto nuove bollette. Il figlio della signora si è rivolto all'Adico, l'associazione di consumatori, i quali si sono rivolti ai loro legali, che hanno diffidato l'Enel. E ora la pagina sindacale. L'azienda Acciaierie Beltrame ha confermato la decisione di chiudere lo stabilimento di Porto Marghera, e si tratta quindi di più di 119 lavoratori che per il momento andranno in cassa integrazione e poi in mobilità, e si aggrava quindi la situazione della disoccupazione a Porto Marghera. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, sempre molto vivace per idee, fermenti e aspirazioni. Sentiamo cosa bolle in pentola. No alla città metropolitana e subito il referendum per passare in Friuli. Il PDL di San Michele al Tagliamento ha presentato una delibera per indire al più presto una consultazione popolare. Rimanendo in Veneto ci toccherebbe pagare i debiti del comune di Venezia, senza alcun vantaggio per noi, spiega Emiliano Teso, consigliere di opposizione. Da parte sua il sindaco Pasqualino Codognotto dichiara di non volersi né potersi opporre alla volontà dei cittadini. La discussione è dunque più accesa che mai, ma tra i comuni confinanti la voglia di passare in Friuli è un fatto ormai sempre più evidente. Noale si conferma città di grandi eventi, servirebbe però un'immagine più accattivante per renderla meglio riconoscibile. Questo è l'esito del lavoro svolto per 5 giorni da 29 studenti universitari dello UAV di Venezia. A colpire i ragazzi soprattutto le bellissime piazze e la quantità di monumenti, circa una quarantina. Peccato che manchino i cartelli informativi, e a Noale la segnaletica è un punto dolente anche per quanto riguarda i parcheggi, che ci sono ma vengono poco sfruttati. Da migliorare poi piazza 20 Settembre, a metà strada fra una rotatoria e un'area di sosta. Lo studio è stato consegnato al sindaco Michele Celeghin per farne buon uso. E ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove si cercano attori per un film di prossima realizzazione e dove la solidarietà, per fortuna, non dorme mai. 5.000 euro a favore di 5 nuclei familiari in difficoltà. Ad offrirli è il Lions Club di Asolo, con l'appoggio dei comuni della zona, da Possagno a Maser, da Monfumo a Castelcucco. Sono stati proprio gli uffici dei servizi sociali ad individuare le 5 famiglie bisognose alle quali destinare la somma. Ciascun nucleo avrà 1.000 euro con i quali far fronte alle spese per bollette di luce, gas e acqua, per medicinali, generi alimentari e beni di prima necessità. Quella del Lions è una forma di solidarietà molto apprezzata, perché non manca di rispetto alla dignità delle persone. A Vittorio Veneto, attori cercasi per un film sulla vita di San Tiziano, patrono della diocesi. La selezione è prevista ad ottobre e le riprese si svolgeranno a novembre fra Eraclea, Oderzo, Motta di Livenza e Ceneda, in particolare nella zona del Duomo. Per questo la troupe è in attesa del via libera da parte del vescovo. Il regista è Ferdinando De Laurentiis, mentre la produzione è di Thomas Toffoli. Per raccontare la storia di San Tiziano serviranno di sicuro molte comparse di età diverse. Chi fosse interessato a questa particolare esperienza può iscriversi tramite Facebook. E andiamo infine nel Padovano, dove c'è una curiosità. Bisogna stare molto attenti, guai a salire su un'altalena se si ha più di 12 anni. A Piove di Sacco, regole ferree per chi frequenta i parchi pubblici sono contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana, allo scopo di lasciar fuori malintenzionati e persone di dubbia moralità e limitare il disturbo della quiete. Le norme prescrivono l'utilizzo di giostrine e giochi fino a 12 anni e in presenza di un adulto. Vietati i rumori molesti, abbandonare rifiuti, imbrattare arredi e panchine, raccogliere fiori e piante,
giocare a pallone nelle aree non dedicate. Particolari regole interessano i cani. Le multe vanno da 50 a 300 euro. Non è per niente un lavoro di ripiego, al contrario, richiede predisposizione e capacità. Per questo il comune di Agna ha deciso di valorizzarlo attraverso un corso per babysitter. Il corso di formazione e preparazione per future tate è organizzato dalla cooperativa sociale SOS Educazione, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Le 40 ore di lezione si terranno nella sala polivalente a partire da giovedì prossimo. C'è ancora qualche posto disponibile. Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a sos.educazione@libero.it. E ora le previsioni del tempo, prima di passare alla nostra controcopertina. Veneto in stato di attenzione per il rischio idrogeologico a causa delle piogge previste per domani. Ultima giornata di caldo estivo. Da domani è in arrivo il maltempo, con il crollo della temperatura, ma soprattutto con precipitazioni. L'allarme riguarda anche il bacino del Livenza, Lemene e Bacchiglione. Si prevedono disagi per i sistemi fognari, ma da giovedì dovrebbe tornare il sereno, anche se le temperature scenderanno. Ultimi scampoli d'estate. Mercoledì arriva una perturbazione atlantica che porta instabilità, precipitazioni e calo termico. In seguito l'alta pressione rimonta e il tempo si stabilizzerà. Mercoledì 12 settembre, sereno al mattino, poi sempre più perturbato, con precipitazioni sparse e diffuse anche a carattere di rovescio. Minime in salita, massime in sensibile diminuzione, comprese fra i 20 e i 22 gradi. Giovedì 13 settembre, nuvoloso nelle prime ore con residue piogge, vento sostenuto sulla costa, minime e massime in diminuzione. Venerdì 14 settembre, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature diurne in aumento, notturne in calo, forte escursione termica. Sabato 15 settembre, cielo limpido, sereno e soleggiato, valori in salita compresi fra i 12 e i 25 gradi. La marea di mercoledì 12 settembre è normale, la massima alle 21:25 75 cm, la minima alle 3:25 meno 5 cm. E prima di passare alla controcopertina vi invito a continuare a mandare i vostri video su problemi, disagi, ma anche sulla vostra vita quotidiana e sulle vostre, per raccontare le vostre storie a modo vostro. Abbiamo uno spazio su internet e poi i video migliori li manderemo anche in onda nel nostro TG. E intanto vi lasciamo con la nostra controcopertina, che quest'oggi è dedicata al coro Allegra Primavera di Pianiga, che ci propone un'originale versione di Azzurro, la canzone mitica scritta da Paolo Conte e resa poi famosa da Adriano Celentano. Grazie a tutti per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti e buon proseguimento.